lo standard, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi continuiamo con i tutorial per OBS e oggi, come avevo promesso nello scorso video, parleremo di come inserire nelle nostre live streaming direttamente su OBS alcune modifiche e alcune molte cose belle e fighe. E ragazzi, vi ricordo che questa serie di tutorial lo sto facendo per aiutarvi. Vi iscrivendo al canale YouTube e seguirmi sul canale Viola, poi seguirmi su Instagram perché là vi aggiorno quando sono in diretta e vi dico anche che se volete supportare con una donazione potete farlo, io non costringo nessuno, ricordo. E poi ovviamente se vi servono giochi scontati potete farlo tramite il link, diciamo, di affiliato mio di Stan Gaming, dove io ho una partner aperta, riceverete là in automatico appena cliccate il link uno sconto su qualsiasi gioco, ragazzi, del valore, diciamo, del 50% di sconto. Vi ricordo, ragazzi, che potete anche abbonarvi con il Prime, quindi come supporto anche con il Prime va bene. Allora, prima di tutto andiamo su Google. Intanto avete cambiato, visto, diciamo, che ho cambiato un po' qualcosa, perché ragazzi, sapere che ho dovuto formattare il computer, mi è successo un casino, lasciamo stare. I siti che ci interessano sono uno e due. Il primo è uno a pagamento, mentre il secondo è questo qua, che ora sta caricando la connessione. Si chiama il primo PlaySideIt e Bienvato. Poi questo qua si chiama invece Flat. Il primo è un sito a pagamento, ha poche cose gratuite. E come funziona? Su Playset funziona così: andate sul design, andate su Twitch Templates. Qui ci sono tutti i templates che tutti utilizzano per Twitch. Vedete? Ma noi dobbiamo andare su OBS Stream Overlay Maker, sulla voce ovviamente. Vi faccio vedere un esempio su come averle se vorreste personalizzare. Andiamo a fare un esempio uno gratuito, ve lo voglio far vedere. Poi vi farò vedere come inserire anche queste cose su Twitch, sono molto semplici. Questo è quello gratuito, per dirvi, uno a caso. Come funziona? Vi registrate ovviamente, ragazzi, vi ricordo. E qui abbiamo, diciamo, il background. Come funziona? Ovviamente possiamo fare che tipo, lasciamo le scritte subscribe, donation o le modificate, e su stricchio e qua ci mettiamo il nostro nome, in questo caso Lord Thunder. Ed ecco qui, e poi ci mettete Twitch TV, in questo caso ci metto Lord Thunder perché raga Thunder non lo posso mettere, però io sono Thunder Lord Tudor. E mettete poi, ci sono le social media, Facebook, Twitter, Discord, YouTube. Potete anche modificarli volendo, ragazzi, potete mettere, che ne so, a posto di Facebook scrivete Instagram, ci sono il pallino di Instagram, lo potete modificare, così via. E poi possiamo anche cambiare, ragazzi, il carattere dei font. Tipo, io per esempio posso mettermi un font, che ne so, per esempio questo, e cambia il fonte mio. Poi qua sui colori possiamo modificare l'immagine del, diciamo, delle varie icone, che è carina come dire, ragazzi, tipo adesso bianco sarebbe ottimo, oppure nero, ma sarebbe troppo scuro secondo me, meglio a sto punto un bianco. Poi possiamo anche modificare il banner del colore, quindi possiamo farlo, che ne so, rosso, vedete quanto è figo, oppure nero. E possiamo anche modificare, mettendolo anche blu, celeste, raga, fate come volete, potete sbizzarrirvi. E poi sulla grafica possiamo cambiare il colore del tizio, del personaggio, se lo vogliamo tenere così. Però qualcuno dovrebbe chiedermi, e se noi non volessimo un'immagine, è facile. Vedete, facilissimo. Se noi non volessimo, che ne so, il colore del background, facile, direttamente. Visto? Poi incollate le cose con, ovviamente,
OBS. Poi per fare free download, fate download, fate free download. E vi registrate ovviamente, ragazzi, capite? Sul secondo sito come funziona? Allora, andate su Stream Design, avete due possibilità. O scegliete una di questa voce, una di queste voci, o andate sui pacchetti. I pacchetti sono questi, sono tutti gratuiti, ragazzi. Ovviamente non dovete utilizzare programmi come, che ne so, Photoshop, oppure OpenBlockcast e tante altre cose qui. Però potete anche andare qui e andare su Free Design e andare, che ne so, a scegliere quello che vi pare, tipo volete la facecam. Io per esempio la facecam l'ho presa da qui, che non sapevo dove prenderla. Io per esempio l'ho modificata, ho questa facecam. Se si carica ve la faccio vedere e devo dire che è una facecam nuova. Potete modificare andando su Lounge Editor Italia e ordinare online. Ovviamente non tutte le cose si possono modificare, purtroppo. Potete scegliere il colore di default oppure il nome, certo che non ne so, Vartan, vedete quanto è semplice. Potete scegliere il font se volerlo così, così, oppure così. Potete anche scegliere il colore del font se lo volete così, o se volete anche cambiare il nome del font. Ora, altre cose che potete fare, potete modificare i social media, mettere, che non ne so, Twitter, Twitch, e scrivete Lortan, puntini puntini, questo è il nome, e cambiate poi il nome della scritta, visto? È tanto semplicissimo da utilizzare. Stessa cosa qua, che ne so, Discord. Io sono su Discord, questo è il mio IT, e poi modificate il colore. Fatto tutto ciò, fate il nuovo file e lo scaricate, semplice. Un'altra cosa che voglio farvi vedere, per chi vuole vedere un po' come si mettono su OBS queste cose, poi ovviamente quando le scaricate ve le faccio vedere con quello che è già pronto per me, e anche un piccolo aiuto che voglio darvi. Dovete andare su questo sito che si chiama Streamlabs. Streamlabs è un'app, diciamo, fatta per chi fa le live streaming. Ora qui dentro vi faccio vedere un po', intanto c'è il mio cane dietro. Come mettere gli alerts e le chat in live? Andate su Alertbox. Qua abbiamo in generale settaggi, ma se voi scegliete follow, subscriptions e tanti altri, potete modificare i testi, le immagini, e potete lasciare tutto com'è. Potete scegliere, ad esempio, ho messo il gattino, la canzone di default, i font, l'allerta quanto deve durare, il delay quanto deve durare. E poi altri qua, ragazzi, altri settaggi, fonte che volete e le variazioni. E poi salvate. Cosa dovete fare? Andate, che ne so, su generali settaggi, copiate il link e andiamo su OBS. Ora facciate anche la stessa cosa per la chat, cosa bisogna fare. Adesso aspettiamo che si apra OBS. Ah, vi ricordo, ragazzi, che diciamo queste cose ve le consiglio di fare. Siete un po' di esperienza, all'inizio della vostra carriera su Twitch vi consiglio di non fare niente. Poi quando siete un po' pronti, avete un po' di numeri, siete un po' grandi, potete farli. Per esempio lo sto facendo perché c'ho esperienza, vedete? Io per esempio già ce l'ho queste cose. Ho la chat, ho qui, ragazzi, tutto, vedete? Adesso, se io per esempio scrivo ciao, direttamente mi spunta ciao. Se io per esempio faccio bella, la spunta scritta funziona, vedete? Ora, come funziona? Creiamo una nuova scena. Vi ricordo che io ho dovuto formattare tutto, quindi tutte le cose che avevo dovuto fare. Creiamo PC2, faccio vedere veloce. Vabbè, allora ne creiamo un altro. PC2.1. E andate a mettere, appunto, mettiamo grande, le fonti. Mettiamo lo schermo, ragazzi, vi ricordo, monitor. E come bisogna inserire queste cose? Ora come funziona? Bloccate intanto lo schermo. Se volete inserire la facecam con appunto l'overlay della camera, funziona così, guardate. Mettiamo prima la camera,
poi restringiamo il nostro pittino. Intanto ci sono io, ciao ragazzi. Ok, restringiamo qua la camera. Io solito la metto così. E cosa bisogna fare? Blocchiamo, poi andiamo su aggiungi e andiamo a mettere immagine. Aspetta un minuto, andiamo a mettere immagine. Ecco qui, overlay webcam. Visto ragazzi, visto che figata. Ora cosa bisogna fare? Bisogna restringere in base alla nostra camera. Infatti, diciamo, calcolate un po' e allargate. Se voi volete tipo farlo uguale, tipo così, cosa bisogna fare in questo caso? Andate qua, clic destro, e andate su trasforma, e andate sulla voce modifica trasforma. E poi potete scegliere varie impostazioni, tipo la posizione. Se volete abbassarlo o alzarlo. E se volete magari la grandezza, diciamo come deve essere. Ora noi lo stiamo allargando per farlo arrivare come la webcam. Ora lo sistemo bene per vedere com'è. Vi chiedo un po' questo passaggio, ragazzi. Bisogna perdersi un po' di tempo. E poi lo abbassate così. Vedete quanto è semplice? Cioè, non è complicato, raga. È molto semplice sta cosa. Aspetta, vediamo un po' che se no. Ecco qui raga, noi siamo già pronti con l'overlay. Fate chiudi e bloccate tutto, evitate di spostare e siamo a posto. Veramente no, perché siamo un po' scoperti, che si vede comunque un po' di fuoriuscita, quindi cosa bisogna fare in questo caso? Sbloccato un minuto, lo sistema, faccio vedere. Sono corto ora, scusate. Trasforma, vuol dire che trasforma. Dovremmo esserci e facciamo ok. Ecco fatto, siamo pronti. Vedete quanto è sistemato. Ora vi faccio vedere come aggiungere. Come dicevo prima, se avete scaricato anche un file video, per esempio, se andate su Parasit, anzi, vi faccio vedere. Ora mettiamo tranquilli, ragazzi, anche le chat e tutto. Gli alerts su Parasit, come funziona? Andate su video, andate su Twitch Screens. Una intro come funziona? Tipo questa qua, free per esempio. E prendiamo questa e farvi vedere come funziona. Le scritte lasciate come sono, a meno che volete personalizzare logo e tutto, e mettendo anche magari qualche altre cose. E per mettere la musica, io ora la musica non ve la faccio sentire per motivi di copyright. Mettete una a caso e fate la selezioniamo. Una volta che selezionate, fate. Intanto io ho messo qua perché non voglio farvi sentire, però poi si può pure sentire. Fate play all e sta preparando il video, lo sta processando. È un'ottima cosa, ragazzi, ve la consiglio. E devo dire che io, da parte mia, devo dire che questo sito è una salvezza. E ecco il nostro risultato, quale sarà? Vedete? Con la canzone, l'ho scaricato il file e poi l'avete. Ora, in questo caso non lo faccio perché già c'ho le mie. Come funziona ora? Intanto, torniamo su OBS. Se vogliamo aggiungere, che ne so... infatti, aspettate un po' che spengo l'overlay la camera. Se vogliamo aggiungere, in questo caso, una fonte video, mediale, no, su fonte molto mediale, e mettiamo gli oggetti esistenti, per esempio la intro. Questa è la mia intro. Allarghiamo, ragazzi, al massimo e blocchiamo. Vedete?
quanto è facile, se avete ovviamente, io vi consiglio un piccolo pixel, in questo caso vi corre lo Steam Deck, che ve lo faccio vedere, raga. Farò un video riguardo su Elgato, tranquilli, perché voglio parlare di prodotti che voglio, diciamo, consigliarvi. Cioè, io vi consiglio, ragazzi, se volete qualcosa per aiutarvi in live, vi consiglio questo qua, che su Amazon lo pagate meno. Io l'ho acquistato, ragazzi, mi trovo bene. Cioè, io l'ho pagato, ragazzi, sui 200 e qualcosa, però qua l'hanno abbassato. Cioè, la versione 15 tasse che io, quando l'ho preso un mesetto fa, due mesetti fa, l'ho pagato 200 e qualcosa, ora l'hanno abbassato. Poi c'è la versione 32 tasti, però credo che cosa ve ne dobbiate fare, 32 tasti, erano prima anche 15. La versione economica di 100 euro non ve la consiglio perché ha pochi tasti, però fate voi, ragazzi. Io vi consiglio quella a 15 tasti che io ce l'ho e ho creato un mixer, raga, un mondo. Cioè, io ho messo qua nella prima pagina, ho creato i social e le app, poi ho creato una cartella e nella cartella io ho messo i programmi. Cioè, una sorta di secondo profilo. E qua c'è tutti i programmi, il programma delle live e il programma editors. E raga, per farvi capire, vi consiglio lo Steam Deck, altrimenti non so, vediamo se c'è qualcosa per quanto riguarda Mixer Live, aspetta, per aiutarvi, per, non lo so, raga, non deve essere un mixer audio, raga, io parlo comunque di mixer come lo Steam Deck. Se volete qualcosa che vi aiuti, la soluzione può essere lo Steam Deck, forza. Steam Deck economico. Può essere una tastierina come questa, per esempio, dove personalizzate con le lettere, i numeri, tutto quello che c'è da fare, ma vi ricordo che una volta che modificate su OBS sulle impostazioni, ve lo faccio vedere, andate sulle scorciatoie e mettete tutte le cose qui, è un casino, capite? Perché se siete in live o in gioco e fate qualche cosa, rovinate, diciamo, il vostro game show. Vi consiglio almeno di prendervi uno Steam Deck, raga, per aiutarvi. Oppure c'è anche come soluzione, vediamo un po'. No, sono piccole tastierine, niente di che. Comunque potete utilizzare anche questo, una tastierina numerica che diventa Steam Deck, però dovete ricordare un po' quello che attivate, che più sullo Steam Deck a meno le icone che mi ricordano quello che faccio, se devo mutarmi so come mutarmi, se devo essere con la webcam sottovare la cam, capite? O se no c'è questo, però viene a costare assai, ma tanto vale. Vabbè, si può mettere con le icone comunque anche questo, però non lo consiglio. Io almeno, devo essere sincero, vi consiglio Elgato, perché Elgato se ne occupa da anni. Infatti in questa casa farò un video riguardo su Elgato e sui prodotti che vi consiglio. È una casa che si occupa per lo streaming e per i video di uno streamer, di uno youtuber, cerca e crea prodotti per chi vuole fare queste cose, lo fa apposta, raga. Io appunto mi sono trovato bene con lo Steam Deck, è una sorta di aiuto comunque per chi fa live, ve lo dico. Ma non è solo uno Steam Deck per le live, attenzione, puoi usarlo anche un fotografo e un videomaker. Allora, ritorniamo alla realtà. Ora, come bisogna mettere in questo caso la chat, ragazzi, su, diciamo, PS? Prima iniziamo a mettere, diciamo, gli alerts. Andate sulla voce browser. Io per esempio ne metto, che ne so, alert box, io già ho gli alert per esempio. Se noi volessimo fare nuovo, per esempio, facciate come funziona, andate su alert 1 QV, lo chiamo, faccio ok, andiamo su URL e cancelliamo questo URL e noi mettiamo quello che abbiamo copiato e lo incolliamo, fate paste, vedete? Fate ok e abbiamo questo quadrato. Io vi consiglio gli alert di abbassarlo, non mettetelo al massimo, mettetelo al centro e fate l'occhietto. Ora, la chat come funziona? Stesso procedimento, andiamo
su, ovviamente, Streamlabs, andiamo su Alert Widgets. Vorrei fare anche un video su Streamlabs molto dettagliato per capire come funziona. E andate su Chatbox, come si mette la chat, diciamo, su Stream, su, diciamo, su OBS. Questi sono tutti i parametri, almeno, e per quanto deve essere la fonte e tutto. Poi sapete i settaggi, ovviamente. Per esempio faccio così, salvo. Voi dovete fare così, copiate il link con un FTL, una volta che lo modificate potete anche usare questi, proprio ad essere clienti premium, non lo sono, e copiate il link, andate più su browser e mettiamo chat boxy, lo chiamo, e stesso procedimento. Andiamo qui e incolliamo l'URL e abbiamo la live, cioè abbiamo la chat in diretta, vedete, copiate e abbiamo la chat la metto qui e rimpicciolisco il quadrato. Ci sono anche degli overlay per le chat, ragazzi, comunque io per giocare non utilizzo, io l'overlay lo utilizzo se vado su la camera, io per esempio ho questo qui, l'overlay fatto apposta quando magari non sono in partita, oppure stiamo parlando mentre io devo spostarmi da un monitor all'altro, faccio questa inquadratura per non farvi vedere lo spostamento e siamo in live, scrivete e poi qua mi compare il messaggio e per esempio dice, mi dite una volta che ne so DPD e il messaggio mi spunta e qua la chat, come vedete, man mano che scrivete si alza. Io l'ho personalizzato così. Ora vi faccio vedere sulla scena del computer come io almeno mi sento tranquillo. Potete fare sulla cartella di OBS per il PC. E io quando vado in live schiaccio il pulsante diretta, poi attivo la intro, che è questa, ragazzi. E poi passo ovviamente all'overlay. La camera, il microfono, il PC e chiudo la intro. E come qua. Poi magari quando stiamo cambiando sezione io cosa faccio? Vado e cambio scena, passo direttamente qui e vedete, ragazzi, qua e la chat, ovviamente, come potete vedere, ovviamente va settata. Vi ricordo che se volete mettere la chat bisogna sempre copiare il link, incollarlo al browser e poi regolarlo, ovviamente, come ho fatto io con modifica, freccia sì, freccia destra, modifica e trasforma. E in questo momento io non sono in live, per dirvi, e già c'è il netbot che interagisce e qua c'è la mia faccia, posso anche, che ne so, mutarmi oppure chiudere la cam, non mi vedete, c'è solo me, però se ritorno, che ne so, sulla scena del PC magicamente si ricambia tutto, vedete quanto è semplice e lasciate essere più piccolo, ovviamente. Va bene, ragazzi, questo era un video, diciamo, per aiutarvi un po' a come iniziare a questo mondo. Io vi ricordo che quello che sto facendo io lo faccio per aiutarvi e voi lo sapete, ragazzi, quando usciamo ritorniamo alla scena che ho creato, intanto qua è partita tutta la cosa del video, della intro, stessa cosa anche quando chiudete la live, se volete mettere un outro potete farlo, la impostate, poi mettete l'audio, la web, la piccola del cavolo di fare. Come ho fatto vedere, è sono gli stessi passaggi come ho settato io la mia cosa per il PC e per la PS4, vedete? Uguale. Ragazzi, questo video finisce qua, spero di esservi stato d'aiuto, era un video tutorial per farvi vedere un po' come gestire queste cose, poi faremo un video approfondito su Elgato, su Streamlabs e tante altre cose. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo che se avete qualcosa da chiedere non dubitate, chiedete, io vi aiuterò. Ci sentiamo al prossimo live streaming. Ciao ragazzi e al prossimo video. Iscrivetevi e seguitemi. E se volete supportare siete liberi. Ciao ragazzi, io vi saluto. Al prossimo video.